in compagnia con il presidente del PD, oggi a questa presentazione di questo libro. Importante, un libro non l'ho letto, e parlerò appunto con lui di politica. Abbiamo sentito molte riflessioni politiche, approfondire un pochino l'epopea, diciamo, di Marino. Allora, facendo un piccolissimo excursus, all'inizio degli anni 90 una legge per le elezioni dei sindaci nelle città dava in mano ai cittadini il pieno potere di scegliersi la loro governance per la città. Ebbene, tutta questa vicenda di Marino, soprattutto appunto come poi è decaduto, non le sembra che abbia un po' estromesso i cittadini che lo hanno votato? Cioè, come pensa che il PD troverà il momento elettorale, che prima o poi dovrà arrivare, troverà il proprio elettorato felice che all'interno di una stanza da un notaio si sia fatto decadere un sindaco votato, insomma, anche abbastanza bene, e anche precedentemente alle primarie, oppure insomma un po' adirati? No, non credo affatto che siano adirati, e visto che li incontriamo tutti i giorni, diciamo, abbiamo abbastanza anche, ho anche il polso della situazione. Marino è stato dimesso con... lo hanno fatto i consiglieri in Campidoglio, come previsto dalla legge, alla presenza di un notaio, perché la legge prevede che le dimissioni dei 25 consiglieri debbano essere contestuali e che contestualità venga accertata da un notaio. Quindi si sono portati il notaio a Campidoglio, ma hanno consegnato le dimissioni al segretario generale di Campidoglio, come prevede la legge. Con un gesto di responsabilità nei confronti della città, andare avanti con un'amministrazione che non riusciva più a fare quello per cui era stata eletta sarebbe stato un danno alla città. Quindi noi, diciamo, quel gesto evidentemente lo abbiamo fatto in piena coscienza, lo rivendichiamo, evidentemente lo abbiamo anche raccontato e spiegato alla città e ai nostri elettori, siamo convinti che lo abbiano capito e che evidentemente continueranno ad avere fiducia del Partito Democratico, non per il passato, ma per il progetto di cambiamento della città che sappiamo mettere in campo. E la città vede, insomma, i partiti, le forze politiche sicuramente in pole position, almeno così viene detto, insomma, il Movimento 5 Stelle per quanto riguarda la futura governance come favoriti. Ecco, ovviamente penso che il PD sarà, come si suol dire, dovrà giocare con un candidato forte. Ecco, riguardo alla candidatura, Matteo Renzi si sta, secondo lei, comportando nello stesso modo per quanto riguarda le elezioni a Milano, come interessamento, e qui a Roma? Che i grillini siano favoriti porta bene, lo erano anche alle europee, hanno preso 15 punti meno di noi, quindi diciamo penso che si verificherà a Roma la stessa situazione. Penso che il Partito Democratico, non Renzi è il segretario, evidentemente debba fare tutto il possibile per mettere nelle condizioni il PD di Roma di vincere le elezioni. La scelta del candidato però non spetta né a me né al segretario del Partito Democratico, spetta agli elettori. Noi abbiamo insieme Renzi deciso di fare le primarie, questo significa che chi vorrà candidarsi si candiderà alle primarie, e come in passato saranno i nostri elettori a valutare quella proposta. Perfetto, attenderemo questi candidati. Grazie al presidente Matteo Orfini.